In strada con Punto Radio. L'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ancora in strada con Punto Radio, ancora per le strade di Cascina. Oggi siamo veramente in centro e siamo in compagnia di una figura istituzionale e amministrativa cascinese molto importante, perché siamo in compagnia di Cristiano Masi. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Vice sindaco e oggi in particolare assessore a che cosa? Ai lavori pubblici. Lavori pubblici. Perché oggi parleremo di Cascina, parleremo nello specifico dei lavori pubblici, parleremo di ciò che è stato fatto, di ciò che ancora è da farsi e di ciò che sarà fatto nel futuro prossimo, immagino. Volentieri. Chiaramente con noi oggi il nostro direttore Luca Doni. Salve, tutto a posto. Luca Doni, che è padrone, è padrone di casa assolutamente, e che oggi addirittura farà anche da chauffeur, ci farò guiderà chauffeur per le strade di Cascina. Sì, io con la mia capacità di guida non avrò nessun problema. Con l'assessore qui stiamo guardando, proprio siamo in via Curiel, è una delle strade interessate dalla cambiamento, insomma, la riqualificazione, dell'illuminazione pubblica nel centro storico o anche in altre parti della città del centro. Allora, in questo momento stanno lavorando nel centro storico. L'anno scorso abbiamo riqualificato e efficientato tutto il corso, cambiando tutti i lampioni sottogronda e la facciata del municipio. Quest'anno stiamo riqualificando e efficientando tutte le vie del centro, quindi vengono sostituite le sfere che c'erano. Le palle, proprio in questo momento stanno cambiando le palle a via Curiel. Esatto. Che anche una foto a dimostrazione. Che non è soltanto una cosa estetica, è anche una cosa estetica. Ma con questo efficientamento miglioriamo l'inquinamento ambientale, perché l'inquinamento luminoso, perché le sfere o le palle, come vi pare, illuminavano verso l'alto, mentre le lanterne che mettiamo adesso illuminano correttamente verso il basso e la strada. Sarà stato stupido illuminare verso l'alto, no? Dico, invece evidentemente non era così evidente, no? fino ad ora. Traffico, insomma, sostenuto, in genere i lampioni già illuminavano verso il basso. Esatto. Qua nei centri invece in genere erano tutte rivolte verso l'alto. Perché per un fastidio cos'era? No, nemmeno, era proprio un modo differente di guardare l'illuminazione pubblica. Un motivo di estetica penso principalmente. Adesso non solo miglioriamo l'estetica, perché le lanterne che vengono messe sono molto belle a mio parere, miglioriamo l'inquinamento ambientale e contribuiamo anche a risparmiare energia, perché le vecchie sfere consumavano circa 125 l'una e quelle di adesso al LED sono da 45. Quindi avete calcolato quanto ammonterebbe il risparmio per l'amministrazione comunale con questo efficientamento? Più o meno? Sì, per ogni lampada circa il 65%. Se spendevate 100, ora spendete 35. Insomma, è questo chiaramente in pienissima epoca di crisi energetica, insomma, farà la differenza. A fronte di questi interventi, eccetera, spesso sui social, soprattutto, no, i cittadini, se uno fa un qualcosa, poi si trova sempre di fronte a qualcun altro che dice: ma la strada davanti casa mia, ma la buca davanti casa mia, ma qua ho asfaltato quello, ma qua no. È vero, quante ne avete di queste segnalazioni, richieste, brontolì da parte di cittadini? Tantissime, io in particolare penso di essere uno dei più bersagliati. Si può dire tartassati, dai. Ma penso che sia anche normale che ogni cittadino veda principalmente la via dove abita piuttosto che la via che fa ogni mattina per andare al lavoro. D'altra parte è che... Domanda filosofica, cosa si dovrebbe fare per far capire ai cittadini e alle cittadine, non solo cascinesi ma anche in generale, che i lavori che vengono fatti, avere un po' il senso comune di quello che viene fatto? Sì, la strada, la buca davanti a casa mia è importante, ma intanto a livello di comunità, di comune, si sta lavorando per rendere la città più vivibile, ambientalmente più accettabile, eccetera eccetera. Che cosa si potrebbe fare? Hai detto per dare una visione un pochino più allargata.
Penso tu abbia usato una parola importante che è comunità, quello su cui dovremmo lavorare e non si fa ovviamente con i lavori pubblici, è su questo senso di far parte tutti della stessa comunità, della stessa città, e che ci vuole una visione completa. Faccio un esempio banale, è vero che ci sono tantissime strade messe male, per non dire malissimo, vero anche che gli interventi devono essere fatti secondo una scala di priorità. Chiaro è che le priorità le stabilisce il flusso di traffico che passa su quella strada, le stabiliscono una serie di cose, e il compito dell'amministrazione è quello di avere una visione a 360 gradi della città. Io metterei tra le priorità di qualsiasi amministrazione, ente pubblico, anche la comunicazione, quindi no, saper poi comunicare i lavori fatti, perché insomma a Cascina in questi 2 anni e passa a questo punto, no? Quasi due anni di mandato dell'amministrazione Betti, sicuramente qualcosa è stato fatto, tanto è stato fatto, e quindi probabilmente questa trasmissione, no, probabilmente aiuterà a mettere bene in vista ciò che è stato fatto. Forse ecco, bisogna comunicare di più, insomma, vanno dette anche le cose, no? Si fanno e si dicono, che sì, vale doppio poi, insomma, alla fine l'hai già fatta la cosa, no? Se ne parli anche meglio. Sono d'accordo, non è sempre semplice, perché la comunicazione oggi, ci sono molti canali comunicativi, andrebbero utilizzati tutti e vanno utilizzati tutti nel modo giusto, tutti in maniera diversa, perché non è uguale scrivere su Facebook piuttosto che fare un comunicato stampa. Quindi non è semplice, ma è fondamentale. Allora, io entro in macchina dal davanti, che così poi ho la possibilità di parlare anche con il direttore, far parlare tutti. Un attimo, stiamo entrando in macchina perché oggi, un po' come era già accaduto in altre occasioni, in strada con Punto Radio, direttore è davvero in strada. Togliamo anche la radio, direttore che ascolta Radio 3, questa è grossa, questa è grossa. Come è grossa? Sì, anche io ascolto Radio 3 la mattina. Le 3, ora facciamo anche una piccola deviazione, nel senso che le radio che si ascoltano sono Punto Radio in primis, e poi la radio culturale, quella, certo, che ti accompagna, che è Radio 3. La più bella in assoluto, no? Insomma, non contenuti non ce ne sono. Scusa, noi faremo un po' di strada lungo il territorio cascinese, siamo partiti dal centro storico. Adesso attraversiamo l'incrocio trafficatissimo di via Nazario Sauro, la rotonda della Torre Eiffel, che in questo momento è assente. Sì. Quando sarà terminato il lavoro su questa importante rotonda? Anche perché il lavoro è stato fatto, no? La pavimentazione è stata rifatta molto bene, direi, no? È stato recuperato e riqualificato Sì, i problemi non erano pochi, c'era la corona esterna di San Pietrini che continuamente saltavano, creando un pericolo non indifferente alla circolazione. Abbiamo dato priorità ai lavori, diciamo, più importanti di asfaltatura, facendoli di notte per cercare di creare meno disagio possibile alla cittadinanza, e facendoli prima della riapertura delle scuole. Ora i lavori di asfaltatura sono finiti, cosa manca? Verranno smaltate le 2 corone centrali della rotatoria, smaltate con uno smalto colorato, verrà posizionato un basamento con una scritta con scritto Cascina retroilluminato, e sopra il basamento verrà riposizionata la Torre Eiffel, che in questo momento è messa al sicuro e la stanno risistemando. Bene, quindi non l'hanno rubata e non sparisce, torna, no? Perché era diventata, no? Questo era dal 2001, no? In occasione, no, quando è che era stata messa? Non mi ricordo, però insomma da tanti anni a questo punto era diventata un po'. Era, credo, con l'Assunta Antonelli. Comunque insomma era diventato sicuramente una delle porte d'accesso o comunque più riconoscibili della città di Cascina, che è stranamente la Tour Eiffel, quindi francese, ma insomma ecco, io al vice sindaco e assessore vorrei chiedere anche, via Nazario Sauro so che è di competenza provinciale, no? Perché è strada provinciale, sì. Anche nella parte urbana, no? Di Cascina, comunque è gestione provinciale, però insomma qualche problema al manto stradale c'è, in questo senso vi siete fatti sentire magari con Massimiliano Angori, come siete messi su questo aspetto? Perché insomma un po' anche lì c'è da fare qualcosa sicuramente.
diciamo, sì, gestione del verde, che vedo che ora è già gestito e quindi siamo messi bene, però insomma il fondo stradale è un po' carente, diciamo, sulla sicurezza e su tutto. Allora, il verde è nel centro abitato, passa, è in gestione al comune, perché le strade sono provinciali, ma dove all'interno dei centri abitati la competenza è in capo al comune, e quindi la gestione del verde la facciamo noi. Anche il manto stradale nel centro abitato spetta, la manutenzione spetta al comune di Cascina, quindi questo tratto che stiamo percorrendo, per capirci. Sì. Quindi qui siamo alla rotonda che poi porta al Pesenti e porta alla zona, esatto, scolastica. E noi ora andiamo proprio nella zona sportiva. Andiamo alla zona sportiva di Piazzale Ferrari. Sì. E chiaro è che stiamo facendo un ragionamento con la provincia, i colloqui ci sono e ci sono spesso. Vero anche che la provincia, come il comune, tutto insieme non riesce a fare. Quest'anno la provincia ha fatto un intervento importante sul ponte, certo, sulla 206, l'anno scorso è stato fatto un intervento importante di riasfaltatura sulla Nazario Sauro dopo tra Via di Corte e l'ingresso della superstrada, è stato fatto un lavoro importante sull'Arnaccio, insomma diciamo si va a tappe, quindi esatto, è sicuramente tra le priorità, ma insomma ci si arriverà pian piano, giustamente. A proposito Via di Corte, i ponti che sono sull'Arnaccio, c'è ancora in essere la chiusura del ponte, non ricordo, di via Menotti, no? Via Menotti, quindi si parla chiuso del centro abitato per andare a Latignano. Quindi è ancora chiuso. Ci sono novità? Ci si aspetta un inizio possibile dei lavori? C'è ancora il perito che è lì, che deve ancora valutare che cosa si deve fare o non fare su quel ponte, al di là delle competenze, se sono state anche queste risolte? Ora andiamo a vedere lo stadio. Sempre che si possa entrare, non è detto, eh? Ci, no, deve... ci avviciniamo da fuori, ne parliamo un attimo, poi riprendiamo la macchina. Ok, quindi siamo arrivati nel piazzale antistante allo stadio Redini, ma non solo, anche alle piscine comunali e non solo, ma anche all'aria recuperata benissimo dai piccoli azzurri insieme ad un altro paio di società dilettantistiche, quindi Atletico Cascina e non mi ricordo l'altra, del padel, insomma, della zona del tennis, nuovo tennis, insomma una zona sportiva anche questa, Cristiano. Di lavori ne sono stati fatti, c'è tantissimo, c'è da farne, perché insomma si partiva quasi da zero, no? Si partiva da 10, via, su, ma c'era 10, c'era già la piscina, diciamo un po' più di 10, diciamo le strutture c'erano un pochino poco curate o perlomeno non tenute, esatto, a dovere, dai. Alcune aree avevano bisogno di una riqualificazione importante e penso che anche a occhio si veda che quando arriviamo qui è tutto un altro discorso rispetto a qualche mese fa. È stato fatto un lavoro importante da parte dei piccoli azzurri, dell'Atletico Cascina e Gesport che gestisce la piscina, insomma l'amministrazione insieme a tutti i soggetti che frequentano e che gestiscono l'area, penso che stiano facendo un ottimo lavoro in questa direzione. Sì, perché insomma quando arrivavi qua praticamente trovavi anche i cestini, poteva capitare di trovare magari il cestino dell'immondizia pieno e non svuotato, insomma. Ma era anche questo, no, che faceva molto frequentata, vedo qua tantissime persone, tante auto, martedì mattina. E parlavamo, ieri è venuto fuori la questione, insomma, Atletico Cascina, una società importante, Atletica Cascina, Atletico è maschile, Atletica è femminile, Atletico Cascina è calcio ed è calcio giovanile, ecco, nello specifico, ma anche una società calcio maschile, anche, Atletica Cascina invece è campione, diciamo, è diventata grazie alla vittoria nella finale argento disputata l'altro scorso fine settimana, è passata ad essere in ambito femminile tra le 12 migliori società italiane. Questo è un risultato che inutile sta a girare, è straordinario per tantissimi motivi, per impegno, per capacità, insomma, di saper portare atleti di qualità qua a Cascina, soprattutto formarli. E uno dei problemi più grandi che ha questa società è sicuramente l'anello dell'atletica leggero qua del Redini.
di competenza probabilmente più dell'assessorato allo sport, ma su questo il comune di Cascina ha da dirci qualcosa, perché noi ieri avevamo chiamato in causa proprio il comune di Cascina, che doveva dire battere un colpo su questo, ma il comune di Cascina, mi sembra di capire, aveva già battuto un colpo. Quindi siamo molto avanti, insomma, possiamo dire che la pista d'atletica andrà ad essere recuperata a breve, insomma. Sì, io contiamo di iniziare i lavori tra fine settembre e primi di ottobre. La procedura su start è già stata chiusa, la determina è alla firma della posizione organizzativa, o l'ha firmata stamani mentre io sono qui con voi, e i lavori partiranno a breve e verrà riqualificato l'anello per dare la possibilità a tutti coloro che frequentano l'atletica, che hanno voglia di correre, di fare sport, si vede, anche siamo lontani, ma si vede anche le condizioni in cui è la pista. Cosa significa questo? Intanto l'investimento su per giù, sai quanto andrà a spendere il comune? Non so se è un altro assessorato, quindi non so se ha in mano, però sono lavori pubblici, quindi facciamo un discorso complessivo sullo sport come lavori pubblici, quindi sui capitoli di bilancio dei lavori pubblici, andremo a spendere oltre mezzo milione di euro. Insomma, un investimento di oltre mezzo milione di euro per la pista di atletica? Verranno fatti all'interno di questa cifra, faccio per brevità, se no ci saranno diversi interventi: c'è la riqualificazione della pista d'atletica, c'è la nuova illuminazione e recinzione per i Fiorentini, c'è la tribuna del San Lorenzo alle Corti, la risistemazione della tribuna di San Lorenzo alle Corti, vado a memoria, c'è la nuova illuminazione per il campo sportivo di San Prospero e c'è la ristrutturazione della pugilistica. Mi sembra di averle dette tutti, in totale fanno più di mezzo milione. Questo per quanto riguarda l'annualità 2022 o 2022-23? No, 2022. Questi sono tutti i lavori bilancio di quest'anno e che devono essere fatti entro la fine dell'anno. Così la metto lì, tra le richieste so che insomma qua al Redini il problema dell'illuminazione è un problema che è lungo e che va indietro nel tempo e che soprattutto è un problema costoso. Quindi, dello stadio proprio Redini in gestione dell'Atletico Cascina, quindi non parlo di quello, però anche per l'atletica so che hanno necessità anche di piccoli faretti, insomma, quindi di una spesa immagino molto più contenuta rispetto ai grandi fari richiesti per il calcio. Ecco, su questo sapete qualcosa? Avete messo qualcosa a bilancio? Avete messo qualcosa in conto? Farete qualcosa oppure no? È una richiesta diretta che faccio, però diciamo tirata fuori dall'intervista fatta ieri, ecco, non me l'hanno chiesta a me. Le atlete o lavorano o studiano e quindi possono venire ad allenarsi nelle ore serali, quindi per loro è necessario avere un minimo di illuminazione e poter far allenare questo le atlete. Se sapevate di questo problema, sì, sapevamo di questo problema, anche perché non è un problema diciamo che è venuto negli ultimi tempi. Infatti furono posizionati anni addietro dei faretti sopra la tribuna coperta per cercare di rimediare al meglio e ovviare al problema. Sapevamo del problema e è semplice, tutto insieme non è possibile fare. Quello che dicevamo prima quando si parlava delle strade davanti casa, le esigenze del territorio purtroppo per svariati motivi sono davvero tante, non è possibile mettere in campo subito tutte le soluzioni, si tratta di fare una lista di priorità e in base a questa lista di priorità e di necessità andare a intervenire di volta in volta se quest'anno riusciamo a sistemare la pista, che non è stata ridotta così negli ultimi due anni, ma è un problema che risale a diversi anni fa, perché penso che da quando è stata fatta non è mai stato poi, nessuno è più intervenuto sul manto della pista. Penso che sia già un passo avanti e una bella dimostrazione di quanto questa amministrazione tiene anche allo sport e all'attività sportiva dei cittadini. E ultimissima cosa, la pista di atletica rispecchierà insomma le richieste FIDAL, cioè che pista sarà, si sa questo? Allora, questa è una domanda più da assessore allo sport, quindi poi la chiederemo a Francesca Mori nello specifico. ma giustamente certo per capire, insomma, comunque sarà una cosa ufficiale, insomma, si potrà utilizzare bene e chi la utilizzerà al meglio, speriamo. Sì, non lo so non,
non ho forse capito fino no, a la domanda, no, cioè, la no. domanda era per capire per capire le misure saranno le stesse, per capire se il materiale utilizzato per la pista sarà non è che è un lavoro fatto improvvisato, ci abbiamo messo tempo anche perché le ditte che fanno questo tipo di intervento in Italia non sono tante, quindi chi interverrà sarà una ditta specializzata che fa i manti per le piste d'atletica. Perfetto, questa era la domanda. Questa era la domanda, torniamo in macchina. Insomma, oggi puntata veramente, veramente on the road. Allora, torniamo alla guida, vai. Nel mentre ci avviamo verso Barca di Noce, un'altra delle annose questioni che riguardavano le opere pubbliche del comune di Cascina. E c'è ancora in sospeso la domanda sul ponte lì sull'Arnace. Ah, no? Giustamente, ponte sì, di Latignano. Che porta a Latignano, sì. Sono novità? È vero, era in sospeso, ma è facile la risposta. Facile, non è stato facile arrivarci, però adesso è facile. E, chi era stato incaricato ha già fatto una relazione importante sulle strutture del ponte. Non mi ricordo di preciso, 22 forse, però comunque diciamo in questi giorni verranno fatti i carotaggi, dopodiché saremo in grado di dare una risposta definitiva, quindi capire quali sono gli interventi che devono essere fatti e se ci sono degli interventi da fare, se il ponte può essere riaperto come era aperto prima al 100%, se è necessario magari creare un senso unico alternato, vediamo, però siamo veramente, speriamo arrivati alla conclusione. Gli interventi saranno fatti dall'amministrazione comunale cascinese o la competenza è della regione, però la regione dice occupatevene voi. Allora, la competenza sui ponti non è ancora stata chiarita. Niente, perché questo era uno dei punti centrali assolutamente per l'inizio dei possibili lavori, capire di chi è competenza la gestione dei ponti sull'Arnaccio, che sono diversi, sono 11, 10, insomma, diversi. No, sono 1, 2, 3, 6. Sono 6, insomma, comunque sono diversi e tutti messi abbastanza male, tranne quello di Via di Corte che è molto utilizzato e comunque insomma più riguardato, più sotto controllo. Diciamo. Il nodo sulle competenze non è ancora stato sciolto, il nodo su quel ponte che adesso è chiuso, gli interventi li sta facendo il comune di Cascina insieme alla regione toscana in attesa di stabilire di chi è la competenza, però ecco, i lavori su quel ponte verranno fatti e arriveremo a, spero in tempi brevi, alla riapertura, io mi auguro totale, ma anche fosse parziale sarebbe già un buon successo anche per alleggerire il traffico che oggettivamente c'è ogni mattina e ogni giorno su quello di Via di Corte. Via di Corte, che sappiamo essere limitato oltretutto per il passaggio ai grandi tir, insomma, agli autoarticolati, e quindi insomma, ma quello resterà come divieto, immagino, no? Perché il ponte, insomma, non... Sì, sì, il divieto, anche perché non è un divieto che è stato messo così in maniera empirica, ma c'era uno studio fatto da un ingegnere che aveva stabilito che quello fosse il limite suggerito per quel ponte. Ma quindi ecco che il limite resta. Il limite resterà. Perfetto. Quindi allora siamo in coda sul ponte Cavalcaferrovia di Via Nazario Sauro, è una zona, questo non è competenza chiaramente dell'assessore che è qui con noi, Cristiano Masi, ma è la questione, insomma, dell'imponente traffico che attraversa la città di Cascina dalla Tosco Romagnola venendo da Fornacette. Traffico sostenuto che attraversa il centro storico cascinese, via Nazario Sauro, che è un po' la strada di attraversamento per le tantissime migliaia di mezzi che vanno poi nella zona del Lungomonte, eccetera, eccetera, con anche una viabilità strana qua nel centro, via Curtatone, eccetera, che fa fare dei giri pesche e convoglia tutto il traffico su questa rotonda. Che in qualche maniera, non so se è possibile, qui chiaramente non dipende dall'assessore, un'altra delega, se c'è un'idea di ridisegnare la mobilità. Non so se avete come giunta, magari ne ha sentito discutere. Ma mobilità delle migliaia di auto in entrata su Cascina praticamente, insomma.
ne parliamo spesso. In questi giorni in consiglio comunale stiamo intanto parlando di piano strutturale intercomunale. Ah, quindi era una domanda buffante del direttore. Piano intercomunale che alzava la palla su cui ci sono piano strutturale intercomunale Pisa Cascina, esatto, su cui ci sono delle novità anche politiche interessanti. Ieri sono state votate le prime 134, mi sembra, osservazioni. Nella prosecuzione del Consiglio Comunale di oggi verranno votate le ultime, ora non mi ricordo di preciso quante ne manca, penso una quindicina, sì, 10-15. Sì, perché poi non tutte le osservazioni vengono votate a Cascina, perché quelle che riguardano Pisa ovviamente l'hanno già votate a Pisa, quindi ora non so quante ne manca di Cascina. Quindi parla di osservazioni che ha presentato, la maggioranza, e tutti. Chiunque. Vengono votate una per una e poi oggi ci sarà la discussione finale complessiva su tutto il piano strutturale, cercando di arrivare alla fine di un percorso importante che ha occupato tante energie. Però questo penso che l'assessore Amazoni vi possa poi raccontare nel dettaglio. Dal tuo punto di vista, Cristiano, il piano intercomunale, il piano strutturale intercomunale Pisa Cascina, da queste osservazioni come esce? Ne esce migliorato per Cascina? Ne esce, immagino di sì, insomma. Sì, ora la domanda è difficile che io risponda al contrario. Penso che la giunta e l'assessore abbia fatto un ottimo lavoro in questi mesi che hanno portato, che speriamo stasera vada tutto bene, che quindi porteranno all'approvazione del piano. E ora c'è subito la nuova sfida che si apre, che è quella del piano operativo comunale. Piano operativo comunale POC. Allora, un'altra questione: cimiteri. Molti, ieri ero per altri motivi affaccendato e c'era una signora che fa: ecco, io una domanda ce l'avrei, il cancello, si torna a quelle piccole cose, del cimitero vecchio di Marciana è da 2 anni che è rotto, dovrebbe essere automatico, ma la sera viene uno e lo chiude con un lucchetto perché non funziona da 2 anni. Allora, se viene uno la sera e lo chiude col lucchetto, nel senso, quindi va bene. Ero preoccupato se il cancello, se la signora avesse detto che il cancello rimaneva aperto tutta la notte. Sì, i cancelli dei cimiteri sono tutti automatici e se vengono chiusi tutti in contemporanea in maniera automatica. Nello specifico può darsi che il cancello del cimitero di Marciana, cioè senz'altro è rotto da tempo. Qua c'è una spartatura, vedo una bella spartatura. Siamo in via Barca di Noce adesso. Via Barca di Noce, bella riasfaltata. Un nome ora. Barca di Noce che è stato tirato in ballo tantissime volte. Qui che dobbiamo guardare? Tutto questo, l'asfaltatura è tutto questo. Tutta qui questa. Si può guardare anche qui. Eccoci qua. Questo è un altro problema. Questa è la famosa fornace, vero? La famosa fornace. Questa è la famosa fornace pericolante, cadente da tantissimo. Per cui abbiamo già dato un incarico a un ingegnere strutturista che sta facendo le verifiche per poi andare a fare il progetto di messa in sicurezza della fornace. Perché lì, se non ricordo male, la passata amministrazione voleva fare un parcheggio, può essere? Voleva essere recuperato, insomma, lì doveva venire fuori uno spazio nuovo. Mentre allora, invece ora che cosa viene messo in programma dalla giunta Betti? No, per la fornace e per questa zona? L'esigenza della zona è senza dubbio un parcheggio e questo basta parlare con qualsiasi cittadino di quelli che abitano da queste parti. Quindi non ci sta il parcheggio. Non è possibile dire con certezza quello che... Un bel posto che è questo. Sì. Siamo in barca di Noce, proprio siamo sull'argine del fiume, vediamo le cave dall'altra parte del fiume, quindi siamo in territorio tra Uliveto e Caprona, posto è stupendo, la strada è stata completamente riasfaltata. Sì. Sì, e sulla fornace stiamo facendo fornace. Chiudo la fornace, vi dico della spartatura. Sì, stiamo facendo fare all'ingegnere le verifiche strutturali. Finché non finiscono le verifiche strutturali diventa anche difficile dire o promettere che cosa ci potrà essere cosa fatto. Può venire fatto sinistra. Certo.
Sì, dice sinistra. Oltretutto vedo una bella cartellonistica, non so se è comunale, immagino di sì, insomma, Regione Toscana sulla ciclopista dell'Arno. A che punto siamo nel tratto cascinese della ciclopista, dato che c'era stato qualche problema, no? Sulle competenze, soprattutto su come investire i soldi, no? Il famoso ponte ciclopedonale tra il comune di, proprio qua in zona Barca di Noce, tra Vico Pisano e Cascina, penso che sia stato a questo punto messo da parte, no? Sono cose differenti, sbaglio? Sono cose diverse. Okay. La ciclopista dell'Arno è un progetto che nasce da lontano e che, per quanto riguarda il territorio cascinese, possiamo anche dire che è quasi ultimato. Cascina però è capofila dello stesso progetto del comune di Pontedera. Sì. Quindi, no, vedo Luca che fa, non so se si riferisce alla strada o se si riferisce alla ciclopista. Siamo al Fano Parra di San Frediano su in Golena d'Arno, di là ci sono i campi, di qua il campo del San Frediano Calcio. Sì. E il progetto è quasi ultimato, deve essere chiuso la parte di Pontedera, quindi non possiamo chiudere soltanto Cascina senza prima chiudere anche Pontedera, perché noi siamo capofila di tutti e due comuni. E la ciclopista quindi significa che se sul territorio cascinese i lavori sono stati quasi completati, vuol dire che, insomma, se uno entra da Fornacette sull'Argine riesce ad arrivare fino a dove? Riesce ad arrivare fino a Riglione. Fino a Riglione, insomma, quindi è un bellissimo, diciamo la un'ottima verità. Cosa, direi. Ecco. È un'ottima cosa. Formalmente è ancora cantiere. È ancora cantiere. Perché non è ancora stato chiuso il cantiere, non è stata ancora inaugurata, certo, la ciclopista. No, giusto mettere i punti su lei, assolutamente è ancora cantiere, quindi non è che uno viene sopra, fa il tratto cascinese e da stasera, cioè fra 5 minuti inizia a brontolare che dice "Ah, c'è il cantiere", ecco, no. Insomma, in il cantiere è ancora aperto. Ci sono ancora delle aree di cantiere. Ma che cosa è stato fatto per la ciclopista? Cioè, è stato fatto in alcuni tratti, ho visto sicuramente proprio il piano stradale, no? È stato ripreso, è stato conformato, no? Poi al passaggio per le delle biciclette, quello sì, anche fatto tracciato totalmente perché non è quella sulla sommità dell'Argine, sì. La ciclopista dell'Arno è quella che passa sotto l'Argine. Quindi sono due cose diverse. È stato, in alcuni tratti è stata fatta completamente, rifatta completamente, in alcuni tratti è stata fatta ex novo. Un altro tratto, non so se lo vediamo, è stato fatto con l'asfalto architettonico. In altri tratti si scende dalla ciclopista e si passa attraverso strade secondarie e meno trafficate dei paesi. La cosa che più mi piace nel parlare con Cristiano Masi è che ti rendi conto, parlando con lui, sentendolo parlare, della competenza che ha preso nei nemmeno due anni di mandato su un territorio così vasto, perché Cascina va ricordato, no? È stretta e lunga, si sa, secondo comune della provincia di Pisa per numero di abitanti, ma è veramente, insomma, è ampio come comune. E quindi i lavori poi sono tanti, Cristiano, su quel, com'è che si chiama la piattaforma di segnalazione, no, dei problemi sul municipio, ne arrivano di segnalazioni, immagino. E poi mi fa, mentre parlo, ogni tanto mi inceppo perché guardo, ora ormai ho preso l'abitudine a guardare tutto quello che succede non solo nel comune di Cascina. Vado in vacanza con la moglie e le figlie e magari andiamo a visitare un posto e gli dico "guarda com'è curata l'erba qui, chissà quanti giardinieri c'ha", e le figlie mi prendono in giro e dice "babbo, però..." Ormai è diventato una fissazione. È un po' come è in Matrix il nostro assessore. Insomma, vede, no? Vede sotto, vede dietro, no? Vede anche, insomma, cerca di capire, giustamente si pone problemi. Siamo tornati sulla Tosco-Romagnola, stiamo andando in direzione. Abbiamo attraversato altri due tratti di Tosco-Romagnola recentemente asfaltati. Dopo Barca di Noce abbiamo passato anche altri due tratti di Tosco-Romagnola recentemente asfaltati, poi ce ne sono altri più avanti. Poi è stato fatto due strade a Bisignano, via Fossi Doppi a Santo Stefano a Macerata, e manca via Marciana, che verrà fatta a breve, sempre a Santo Stefano a Macerata. E no, giusto per chiudere sugli asfalti, certo, questi sono tutti asfalti che sono stati fatti in collaborazione con Acque SPA, collaborazione
significa, è un po' complicato da spiegare, ve lo spiego in due parole: acque negli anni passati, andando parecchio indietro, acque ogni volta che fa un intervento deve ripristinare il manto stradale. E ora non entro nel dettaglio, diciamo, faccio un esempio giusto per far capire, mettiamo il caso che acque sia intervenuta nel 2014 sul Fosso Vecchio, il Fosso Vecchio poi dopo ha fatto il ripristino, perché i ripristini vengono fatti spesso in due fasi, viene fatta la prima fase del ripristino, poi dopo c'è un assestamento del terreno e deve essere fatta la seconda fase. Ha fatto la prima fase del ripristino, poi il Fosso Vecchio è stato totalmente riasfaltato, ovviamente non c'era bisogno di fare di fare la seconda fase, però erano tutti interventi che acque, tra virgolette, passatemi il termine, doveva al comune di Cascina. Ci siamo messi a sedere a un tavolo, abbiamo rimesso insieme tutti gli interventi che per un motivo o per un altro erano dovuti al comune di Cascina e abbiamo individuato insieme ad acque una serie di tratti da riasfaltare completamente. Ora ho fatto un esempio, ma un altro esempio può essere una strada dove sono stati fatti più interventi e quindi non aveva più senso andare a fare ripristini singolarmente, era meglio riasfaltarla completamente. Piazza Nenni, qual è? Piazza Nenni è questa. Questa, siamo arrivati in Piazza Nenni. Questa è, scusate, sì, no, ma quindi siamo a... Sant'Anna. Questa è Sant'Anna, scusate, dopo tanti anni che frequento Cascina. Davanti tra la scuola, non so che complesso sia, Cipolli, se De Andere, Cipolli e Piazza Nenni. Che cosa è stato fatto o sarà fatto su Piazza Nenni? Piazza Nenni, se tutto va bene, il cantiere verrà aperto giovedì, in modo da cercare di chiuderlo il prima possibile, entro la speranza è i primi giorni di dicembre. Qui verrà realizzato un parco giochi inclusivo, per una spesa di circa 150.000 euro, di cui poco più di 91.000 sono stati, abbiamo partecipato a un bando e ci sono stati dati dalla Società della Salute, quindi non è, anche lì è stato fatto un lavoro importante. Inizialmente doveva essere tutto a carico del Comune di Cascina, invece grazie a questo finanziamento della Regione transitato attraverso la Società della Salute, 91.000 euro. Vediamo anche tutti i nuovi alberi che sono stati piantati. Sono stati piantati per tutti. Ora parte uno secco, gli altri sembrano in discreta salute. E quest'anno sugli alberi ci sono state delle grosse difficoltà, nel senso che nonostante, nonostante avessimo affidato l'incarico a una ditta che l'ha fatto di annaffiare le piante tutte le mattine, comunque qualche albero purtroppo non ha resistito al grande ha colpito. Quando è troppo è troppo, insomma, è stato un problema. Realizzeremo un parco inclusivo e un'area per giocare a tennis tavolo, comunemente detto ping pong, all'aperto. Ci sono i tavoli da ping pong, sono già stati ordinati, acquistati dal comune, sono nei magazzini comunali, verranno installati vicino al parco inclusivo. Questo è anche un occhio di riguardo alla polisportiva Pulcini Cascina, che è passata in Serie A, conquistata la Serie A, quindi ottimo, direi, anche questo, non solo, poi è anche uno sguardo, direi, più europeo, no? In Germania usa molto, vengono utilizzati molto, vengono installati molto questi campi, no? Da esterno in cemento, non so se il materiale è quello, ma insomma sì, resistenti, con la rete in ferro, quindi resistenti e giusti per stare alle intemperie. L'idea era quella di creare un'area che fosse disponibile a tutti i cittadini e a tutte le fasce d'età, quindi parco giochi è totalmente accessibile e totalmente inclusivo, quindi verrà fatto tutto di gomma colata perché deve essere garantita l'accessibilità alle sedie a rotelle, comunque totalmente accessibile e inclusivo, e un'area dedicata anche a chi vuole, a quelli un po' più grandini che invece vogliono passare una giornata, un pomeriggio con gli amici e fare una partita magari a ping pong piuttosto che rilassarsi sulle panchine. Stiamo anche sostituendo tutte le panchine che erano rotte in tutto il comune. Ora non vi faccio l'elenco, è stato affidato l'incarico a una ditta, la ditta ha fatto prima una ricognizione di tutte le panchine, di tutto lo stato manutentivo delle panchine, poi è andato a riparare quelle che erano riparabili,
nel caso non fossero state riparabili, a sostituire con delle panchine nuove. Faccio una domanda mista politica a Cristiano Masi: che situazione aveva trovato inizialmente all'inizio del mandato, e diciamo qual era stata la primissima priorità, diciamo anche da un punto di vista personale tuo, che avevi messo in cima alla lista? Sai, e dici, entri, dicevo, ma qua sta cosa proprio, no? Ecco, che cos'è che avevi individuato come priorità da tamponare, diciamo, come mandato, e che situazione avevi trovato, anche ti voglio chiedere. La domanda è un po' più complicata. No, non è tanto mista politica, è parecchio politica, però sinceramente noi ci siamo insediati in un periodo anomalo, che è quello a ottobre. Io sono stato nominato assessore a metà ottobre, fine ottobre. Questo è il parco, quello con i pini, con la vasca, incredibile, è stato completamente rifatto, non lo sapevo, incredibile. Sì, quindi la situazione, i primi mesi sono serviti, i primi giorni, perché poi il tempo è stato pochissimo, perché faccio un esempio: il piano delle opere pubbliche è la prima cosa che viene approvata del DUP, il documento unico di programmazione. Quindi che va a dicembre. Esatto, io il secondo giorno ero lì a guardare il piano delle opere pubbliche. La situazione che ho trovato è complicata per tanti motivi. Non ho trovato tantissimi progetti, ora non voglio entrare nella polemica, però di avviato non ho trovato praticamente niente, anche perché se no di solito l'amministrazione nuova inaugura i progetti, certo, della vecchia, sì, e io mi sa che a tagliare nastri mi avete visto poche volte. Poco, se poco. Non... pensavo fosse più un discorso, no? Dice, ma vuole stare un po' lontano dai fari. No, tutto, certo che non, anche quando faccio un post su Facebook non amo fare il selfie davanti all'intervento. Comunque tutti i lavori che sono stati fatti, o quasi tutti i lavori, sono tutta farina del sacco di questa amministrazione. Bene, quindi pregi e difetti, bisogna venire a cercare l'assessore Masi, insomma, quindi. Ecco, come priorità, che cosa, se l'avevi individuata, che cosa avevi messo in cima come priorità assoluta, no? Sai, proprio dicevo, questa proprio non va bene, bisogna rimediare, se c'era qualcosa a cui rimediare. A rimediare, le situazioni sono tante, sicuramente un occhio di riguardo alle manutenzioni che negli anni non erano mai state fatte, o poco, alle manutenzioni ordinarie, che comunque è una parte importante. Faccio l'esempio del taglio dell'erba, su cui dobbiamo tanto migliorare, faccio l'esempio delle asfaltature, su cui c'è da migliorare, ma che comunque un po' già è stato fatto, è stato programmato. Un'attenzione particolare, oltre che al verde, appunto alle aree giochi. Abbiamo affidato a una ditta l'incarico di una ricognizione su tutte le aree giochi di tutto il comune, abbiamo rimosso tutti i giochi che erano rotti e stiamo avviando adesso la sostituzione dei giochi che sono stati rimossi. Faccio un esempio: San Lorenzo alle Corti non c'è più, i giochi non ci sono più, e stiamo lavorando in questi giorni per rifare il parco anche a San Lorenzo alle Corti. Sono cose a cui giustamente i cittadini e le cittadine tengono in maniera particolare, e che è giusto, penso, che l'amministrazione se ne occupi quotidianamente. Luca, questa è una zona di Cascina un po' particolare, perché siamo tra Casciavola e Navacchio, e tante sono le cose. Qui siamo in zona area mercato, no? Diciamo un'altra cosa importante: il primo anno, quasi tutto il primo anno, l'abbiamo anche dedicato alle risorse, finanziamenti del PNRR, che sempre lavori pubblici poi dopo sono. Noi nel primo anno abbiamo intercettato oltre 40 milioni di euro da spendere su interventi nel nostro territorio entro marzo del 2026. Qualcuno a battuta diceva, sai, sulla pagina 6 di Cascina, se mi ricordo benissimo, no? Tipo all'ennesimo bando vinto dal Comune di Cascina, fa: ma come si farà a spendere tutti questi soldi? Perché no? Intanto li spendiamo in questa piazza, che è Piazza Caduti nei lager nazisti, una piazza che ha suscitato nel passato forti polemiche, e quando sono iniziati i lavori
che era stata chiusa, eccetera, eccetera. Dicevo, guardate in che stato è. Adesso vediamo la piazza che è un cantiere aperto completamente. È incredibile perché qua era, c'erano dei pini, vero Luca, no? Dei pini molto grandi. Che avevano praticamente dissestato tutto. Sì, avevano dissestato tutto e che soprattutto avevano reso una, la zona cupa e degradata, lo possiamo dire, no? Tra gli aghi di pino. Anche, buio, diciamolo tutto. Francamente, era anche zona di spaccio. E anche tempo. Zona di spaccio. Invece ora c'è un bel sole e ci sono macchine al lavoro, nuove alberature, vedo? Sì, nuove alberature e? E anche di là le nuove alberature. La piazza la stiamo totalmente riqualificando. Quindi non è che stiamo facendo degli interventi spot o tampone, lo vedete da soli, verranno rifatti tutti i vialetti di collegamento che erano stati rovinati dalle radici degli alberi, vengono risistemati i marciapiedi, viene ripristinata la fontana. Che, perché lì non lo sa, tanti probabilmente non lo sanno perché non l'hanno mai vista accesa, e anzi, e quando abbiamo iniziato a lavorarci era purtroppo un deposito di rifiuti e, sì. E materiali vari. L'abbiamo inizialmente ripulita, ora domani viene la ditta che è stata incaricata per ripristinare la, sono state comprate delle pompe particolari per cercare di evitare il calcare, perché l'acqua, perché dopo pochi giorni non si venga a riostruire il passaggio dell'acqua, insomma anche lì un lavoro di progettazione importante, e colgo l'occasione anche per ringraziare l'ufficio manutenzioni comunali e l'ufficio lavori pubblici che lavorano quotidianamente e si danno parecchio da fare, anche perché inizialmente avevamo dei problemi anche legati al numero di personale. Era carente. Parecchio carente. Qui l'assessore al personale ha fatto un ottimo lavoro e stiamo continuando a incrementare il numero, e questo un pochino ci dà un pochino di sollievo, un pochino più di possibilità di velocizzare gli interventi. Noi siamo passati adesso di fronte a quello che un tempo era il distretto sociosanitario, che era qui a Navacchio, ora appartenente a una società di mutuo soccorso, eccetera. Il nuovo distretto è qua in via Fabrizio De André, eccetera. Però si parla sul territorio cascinese della realizzazione, essere una delle sedi di quelle famose case della salute, della case comunità. Case di comunità. Sì, c'è qualche, è confermato, sì, questo? Sì. Sì, è confermato, tanto che parlo di quello che vado piano. Sì, confermo che andava piano. C'è uno che ce l'ha, siccome ci sono le strisce pedonali, allora si butta nel mezzo. Sì, sì, però era la notizia, Attenzione. Bene, sì, no, ecco, dicevo, casi, tanto casi di comunità. Qua c'è 30 e noi stiamo andando a 30. 30 bene, precisi. Vai. 30 perché 5 in più sono finti. Qui ci sono gli operai che stanno, c'è un problema alla ringhiera che stanno sistemando. Qui è un cantiere, no, davvero, ora sembra quasi. No, non è che hai chiamato, hai detto andate tutti sui cantieri, perché è tutto pieno di operai. Tagliano le cose. C'è lampione che non la ditta funziona, che sta sistemando un lampione lungo la Tosco Romagnola. Una segnalazione sul lampione che viene sistemato. No, davvero, questo non è uno spot di più, cioè dovresti pagarci, perché è veramente una roba incredibile. Cioè, ed è un caso. La casa di comunità sarà realizzata sul territorio cascese, è un importante. È confermata, tanto che nel piano delle opere pubbliche avevamo inserito l'intervento di asfaltatura del parcheggio, l'abbiamo un attimo messo in stand by perché stiamo aspettando di capire come verrà realizzata la casa di comunità. Ma è la zona, quindi sempre lì. È anche sulla questione, immagino, il parcheggio, no? Che era già stato allargato, la questione. Perché? Erano due gli interventi che dovevamo fare, uno l'asfaltatura del primo lotto, sì, e uno la realizzazione e asfaltatura del secondo lotto. Sì. Abbiamo un attimo sospeso tutto perché stiamo cercando di capire come verrà allargato il. Quindi per capire insomma poi le esigenze, ho capito, va bene. Poi la casa di comunità sarà un allargamento del distretto, certo. Quindi vediamo un attimo come sarà il progetto definitivo prima di evitare di fare interventi su cui
è necessario rimettere. Siamo quasi in conclusione. Sì, anche perché proprio siamo anche stretti di tempo. Un'ultima domanda che forse è anche la più difficile. Diciamo un paio di minuti a disposizione. La città del teatro, nuovo CDA, si è detto entro settembre si dovevano dare delle risposte alla Regione Toscana, una struttura, quindi il patrimonio immobiliare che ha necessità non solo di manutenzione ordinaria ma di importanti interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Quello so che hanno avuto anche un finanziamento di 600.000 euro, se non ricordo male, proprio per l'efficienza, ma proprio c'è una necessità della struttura in sé, del patrimonio immobiliare che deve essere ristrutturato. So che è una partita abbastanza importante e difficile, ci sono novità, che cosa ci può dire Cristiano Masi? Non è una domanda da fare negli ultimi due minuti perché è un capitolo enorme. E abbiamo un incontro con il nuovo CDA del teatro fissato stamani. Ora guardo su è arrivata una mail quando uscivo dall'ufficio per venire da voi, quindi è una parte, questo per dire. Vi dico anche quando ci incontriamo il 28, quindi questo per dire che è una partita aperta, una partita che l'amministrazione ha sicuramente intenzione di giocare e di vedere di risolvere nel miglior modo possibile. Gli interventi sono necessari e più che necessari, il PNRR, l'efficientamento energetico sicuramente darà una bella mano, l'amministrazione c'è e faremo di tutto per rivalorizzare anche quel luogo anche dal punto di vista delle strutture. Perfetto, questa è la dichiarazione, insomma la bella mattinata passata in compagnia in strada con Punto Radio, in compagnia mia di Carlo Palotti quindi e del nostro direttore Luca Doni e soprattutto in compagnia del vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici del Comune di Cascina, Cristiano Masi. Davvero un bellissimo spaccato su questi quasi due anni di avvio di mandato della Giunta Betti sul piano dei lavori pubblici. Chiaramente tutto sarà riascoltabile a brevissimo sia su Cascina Notizie che sulle nostre piattaforme sociali. Continuate a seguire la normale programmazione di Punto Radio, insomma sempre sul pezzo e sempre in strada il martedì, ma a questo punto anche in altri giorni, insomma comunque in seconda fascia spesso capiterà durante l'anno di andare in strada anche e a piedi, assolutamente in compagnia dei protagonisti della politica, della cultura, ma anche dell'economia, insomma del lavoro pisani e della nostra provincia. Ciao a tutti e buona Punto Radio. In strada con Punto Radio, l'attualità raccontata in diretta con i protagonisti della politica, del sociale e del mondo del lavoro.